Una serata di festa per Roseto, che prima saluta Abdurrauf e poi supera Imola per 86-73. Nella serata di gala del Palamaggetti a far festa è stato tutto il basket rosetano. Prima della gara con gli emiliani ritirata la maglia numero 5 dell'idolo dei tifosi biancazzurri. Poi davanti ad oltre 2500 spettatori i ragazzi di coach Tony Trullo hanno fatto quasi un sol boccone dell'Imola, conquistando punti pesantissimi per la classifica. La salvezza a questo punto è quasi in cassaforte, anche se sarà importante non abbassare la guardia fino a quando non arriverà anche il conforto della matematica. Nel match di ieri in evidenza negli Shark Jackson, autore di 23 punti, e Borra con 18, bene anche Pitts con 16. E domani al Pala Tricale toccherà la Proger Chieti, che ospiterà il fanalino di coda Piacenza. Una gara sulla carta non impossibile per i biancorossi, che punteranno a conquistare punti playoff, palla 2 prevista per le ore 18.